disciplina che ha vissuto negli ultimi anni veramente una crescita esponenziale. E proprio penso che grazie a questi notevoli progressi compiuti in questo campo, oggi noi per determinate patologie non solo possiamo pensare a fare una vera correlazione tra genotipo e fenotipo cardiaco, ma anche possiamo pensare a prevedere o comunque pensare ad una possibile prognosi post-chirurgica della cardiopatia congenita anche in relazione al tipo di sindrome. E ancora di più, perché no, pensare anche ad avviare un trattamento farmacologico mirato e in un futuro forse non lontano anche una terapia genica. Io penso che tutte queste cose le dirà con molta più esperienza e capacità il professore Marino, e quindi sono veramente contenta di poterlo ascoltare e apprendere che cosa abbiamo imparato finora dalla genetica e dalle cardiopatie congenite. Grazie Paolo per essere con noi. Bruno, se... Sì, bene. Allora, come devo partire? Ho sempre bisogno dell'aiuto di Paolo. Aiuto da casa. Allora, possiamo procedere con la presentazione? Assolutamente. Ok. Bene, allora, grazie a tutti. Quando Sasha mi ha chiamato la prima volta, già mi era venuta l'acquolina in bocca di fare un paio di giorni a Taormina, e poi invece mi sono ricordato che niente, dovevo mettere la mascherina, e quindi va bene, va benissimo il webinar, soprattutto avendo un aiuto da un amico e un compagno d'avventure come Paolo Versacci. Mi sento forte anche su questi strumenti informatici. Grazie veramente per l'invito, e grazie a Maria Pia, che è sempre così affettuosa e con la quale abbiamo condiviso tante cose del passato. Ora, questa storia che cominciamo a raccontare ovviamente ha delle radici profonde nel passato. È difficile dire quando si comincia, però degli interventi cardiochirurgici sempre a miglior risultato, possiamo dire in linea di massima che gli anni 80 sono stati gli anni di svolta, nei quali le metodiche dell'ecocardiografia, dell'angiografia sempre più accurata, la neonatologia e la cardiochirurgia neonatale hanno dato un'attenzione maggiore a un campo come quello delle cardiopatie congenite, che sembrava un po' esoterico, ecco, che senza un chiarimento di classificazione, e nel quale il trattamento era un po' velleitario. Gli anni Ottanta, con i contributi di Castaneda, di Barrett Boyce, di Richard Van Praagh, di coloro che hanno reso possibile il capire e il curare le cardiopatie congenite, ha portato una generazione in tutto il mondo di persone che si avvicinavano a questa materia complessa e difficile. E l'epidemiologia è stata sicuramente molto importante nel far capire la prevalenza di queste cardiopatie, e anche la loro distribuzione nella popolazione e la presenza di malformazioni associate. Prima degli anni Ottanta si vedevano quasi esclusivamente casi nei quali le cardiopatie congenite erano isolate. Questo perché? Perché si vedeva una popolazione di pazienti grandicelli che avevano già superato l'epoca neonatale, quindi la mortalità legata alle malformazioni associate, e venivano trattati bambini
più grandi, diciamo, dopo il secondo o il terzo anno di vita. Lo studio epidemiologico che qui vedete rappresentato del Baltimore Washington Infant Study, che si è sviluppato in tutti gli anni 80 e si è concluso nell'89, i lavori poi sono usciti negli anni, nei primi anni 90, ha dimostrato invece che nei bambini con cardiopatie congenite era associato in circa il 25% dei casi malformazioni extracardiache, alcune inquadrate in sindromi ben precise e conosciute e altre invece ancora da inquadrare. Però la patologia era una patologia con malformazioni associate. Negli anni successivi e negli anni recenti si è visto che questa percentuale arriva circa al 30%, quindi noi possiamo dire che un terzo dei bambini con cardiopatia congenita ha malformazioni extracardiache con le sindromi ben conosciute, e piano piano quelle che erano sindromi sconosciute adesso sono sindromi conosciute. Quindi c'è una componente molto forte di genetica di malformazioni associate alle cardiopatie congenite. Più scendiamo con l'età, più questo le troviamo. Infatti, se andiamo a guardare una popolazione in ecocardiografia fetale, in cardiologia fetale, la prevalenza di sindrome genetiche e di cardiopatie associate è molto più alta. C'è da chiedersi perché la cardiopatia è associata alle sindromi extracardiache. E una spiegazione è quella che diede nel 1977 Maria Vittoria della Cruz, un'embriologa, e che è stata poi supportata dai dati dell'ultimo millennio, a cominciare dal 2001 fino a ancora adesso. Praticamente cosa succede? Che nell'embriologia, classicamente ancora adesso, alcuni libri di embriologia riportano che il cuore si sviluppa da un tubo retto primitivo, nel quale è presente la componente atriale, poi più sopra il ventricolo sinistro, più sopra ancora il ventricolo destro, e dal ventricolo destro nasce il tronco cono. Maria Vittoria della Cruz aveva invece dimostrato che nella fase del tubo retto primitivo sono presenti solo le componenti ventricolari, quindi il ventricolo sinistro e un piccolo segmento del ventricolo destro. La componente atriale, che viene dal basso, e la componente troncoconale, che viene dalla parte craniale dell'embrione, si aggiungono susseguentemente quando la loop cardiaca sta già cominciando. Questo è stato confermato dagli studi che hanno dimostrato un cosiddetto second heart field, cioè un secondo campo di sviluppo cardiaco, che dà il contributo troncoconale per le grandi arterie e il contributo atriale e atrioventricolare. Quindi praticamente il cuore per formarsi ha bisogno di contributi extracardiaci, e se una noxa patogena va a colpire, diciamo così, la parte craniale dell'organismo in formazione, si associa spesso a malformazioni del cuore, del polo arterioso del cuore e quindi della parte outflow del cuore. Se invece la noxa va a colpire la parte addominale, se vogliamo, la parte caudale del cuore, spesso si associano malformazioni dell'inlet e quindi della componente atriale, del situs e delle valvole atrioventricolari. Questo ci spiega il perché frequentemente, se c'è una malformazione extracardiaca, c'è la cardiopatia. Poi è evidente che ci sono una percentuale importante, circa il 70%, di cardiopatie congenite isolate, senza malformazioni extracardiache. Ma la cosa interessante che sta venendo fuori è che anche alcune cardiopatie congenite isolate hanno a che vedere con la componente genetica del second heart field. Parleremo oggi delle cardiopatie congenite associate alle sindromi, quindi non della componente genetica su tutte le cardiopatie, ma quelle associate con le sindromi genetiche. Ovviamente
Questo anche per ricapitolare il decorso storico dei nostri contributi di ricerca, perché è evidente che all'inizio degli anni Ottanta si pensava alla genetica nelle cardiopatie congenite quando si vedeva un bambino con una sindrome genetica e la cardiopatia congenita. E prima di tutti, ovviamente, la sindrome di Down, e negli anni successivi la sindrome di George. Sono due esempi abbastanza caratteristici, la sindrome di Down, di come la malattia riguardi prevalentemente l'inlet del cuore, la parte della componente atriale, la valvole atrioventricolari, e invece il di George, la parte troncogonale. E questo è un aspetto interessante da ricordare, perché nei primi anni, fino a veramente a metà degli anni Ottanta, c'era una componente della ricerca genetica che diceva che non c'era un rapporto stretto determinato tra il tipo di sindrome genetica e la cardiopatia. Si pensava che la sindrome genetica alterasse complessivamente lo sviluppo dell'organismo e quindi anche del cuore, e aumentasse la prevalenza delle cardiopatie congenite negli stessi aspetti morfologici della popolazione normale. Quindi, come dire, non si era colto ancora in quegli anni uno specifico tipo di cardiopatie agganciate alla specifica sindrome genetica, come se ci fosse un aumento della frequenza delle cardiopatie nella loro complessità. E invece dopo, piano piano, si è capito che c'era una correlazione genotipo-fenotipo, quindi che la sindrome di Down aveva quelle cardiopatie congenite, la sindrome di George le sue, che erano diverse dalle precedenti, e si è andati quindi poi alla ricerca della specificità di come i geni coinvolti nella sindrome di Down portavano a quel fenotipo esterno e a quelle cardiopatie, e il fenotipo esterno della sindrome di George e alle altre cardiopatie. Io personalmente devo riconoscere che l'inizio è stato per me l'attenzione a questo gruppo di pazienti è stata un'attenzione di curiosità scientifica, diciamo, di curiosità anatomica, embriologica, e di cercare di capire perché quelle specifiche cardiopatie, perché il canale nella sindrome di Down, perché la tetralogia di Fallot nella sindrome di gli anni susseguenti, ancora adesso ho l'impressione proprio che questi bambini siano dei modelli di studio, come se la natura o il Padre Eterno, diciamo, ci hanno messo in contatto con delle varianti genetiche e anatomiche che ci servono a capire anche lo sviluppo normale e patologico del cuore degli altri bambini. Cioè, diciamo che abbiamo avuto la sensazione che curando meglio e capendo meglio lo sviluppo anatomico del cuore in un paziente con una sindrome, che aveva quindi delle complessità in più, riuscivamo a curare meglio anche gli altri bambini. Diciamo quindi che accanto alla sfida della curiosità embriologica e anatomica c'era la sfida assistenziale, cioè il riuscire a dimostrare che anche un bambino con malformazioni multiple, con problemi immunitari, con problemi polmonari, poteva superare la cardiochirurgia e poteva essere curato. Le altre cose che vedremo dopo e che ci farà vedere Paolo Versacci, e probabilmente saranno nella chiacchierata, nella presentazione di Paolo Cornaglia, sono, diciamo, la continuazione di questo approccio. Ora, la sindrome di Down
ha una prevalenza di un'unica malformazione che è molto molto alta, cioè il canale atrioventricolare, tant'è che quasi automaticamente, se ti dicono c'è un paziente con un canale atrioventricolare, tu dici ma c'ha la sindrome di Down? O viceversa, se c'è, ti dicono c'è un bambino col Down e la cardiopatia, tu dici beh ci avrà il canale atrioventricolare, cioè è la cardiopatia veramente che è più associata e più frequentemente si trova nei bambini con la sindrome di Down. L'osservazione che abbiamo fatto nel 1980, l'abbiamo pubblicata nell'86, l'avevamo fatta qualche anno prima, ma nell'86 siamo riusciti a avere un numero sufficiente di pazienti per dimostrarla dal punto di vista statistico, è che la forme più gravi di canale atrioventricolare, quelle con il ventricolo sinistro piccolo, con la stenosi sottoaortica, con la coartazione, con malformazioni più gravi del settore sinistro, erano in bambini senza la sindrome di Down. Quindi come se la sindrome di Down fosse protetta dal punto di vista anatomico da alcune malformazioni. Questa osservazione andava un po' in contrasto con quella che era il sentire generale della cardiochirurgia pediatrica, soprattutto nei paesi nord europei, cioè l'atteggiamento per il quale i bambini con la sindrome di Down non valeva tanto la pena andarli a operare, perché la loro cardiopatia era grave, perché il canale atrioventricolare non è uno scherzo, la loro storia naturale è accelerata perché hanno problemi polmonari, e comunque sia una volta risolto il problema del cuore rimaneva un grave handicappato, e quindi la tendenza implicita ma anche poi esplicita era quella di non operarli e di lasciarli alla loro storia naturale. Qui c'è un'immagine di Londra del 1800, e io così un po' scherzosamente, un po' sul serio apposta, la metto, perché questo lavoro su Lancet, che invece è del 1985, dice delle cose che sembrano dell'Ottocento, cioè che forse i bambini con la sindrome di Down sono meglio trattati con l'ossigeno a casa, perché l'impegno della componente medica per fare la diagnosi, per operarli, per seguire il post-operatorio è sopravvalutato rispetto alla loro condizione. Negli anni il gruppo del Bambin Gesù, sotto la guida di Carlo Marcelletti, ha dimostrato invece che questa impostazione era sbagliata, perché in parte per quei presupposti anatomici che dicevamo prima, cioè il fatto che il Down sembra essere protetto dalle malformazioni cardiache più gravi, ma anche perché poi la medicina stava migliorando negli aspetti della terapia intensiva, della tecnica chirurgica. Noi abbiamo dimostrato, e qui ci sono le immagini di Alessandro Giamberti, che pubblicò sugli Annals of Thoracic Surgery nel 96, e poi di Roberto Formigari, l'attuale presidente della Società Italiana di Cardiologia Pediatrica, una prognosi chirurgica migliore per i bambini con la sindrome di Down e il canale atrioventricolare. Ora, era stato supposto a questi studi che i risultati potessero essere migliori nel Down, però diciamo uguali. Praticamente l'argomento era che il Down poteva essere un fattore di rischio debole e quindi non aumentava in maniera significativa la mortalità chirurgica. Noi invece abbiamo dimostrato che è chiaramente un fattore protettivo
e quindi andare a operare un bambino senza sindrome di Down col canale atrioventricolare è più rischioso. Ovviamente questo è stato un altro argomento che ha tolto l'alibi di non operare i bambini con la sindrome di Down e di diciamo dare una consulenza sia prenatale che neonatale, una consulenza genetica che diceva beh ma il rischio è molto alto. No, il rischio è più basso nella stessa cardiopatia di un bambino senza la sindrome di Down. Ora, anche quello che è stato dimostrato poi negli anni susseguenti è che anche il reintervento è più a rischio in un bambino senza la sindrome di Down. Quindi la sindrome di Down è un fattore protettivo anche verso il reintervento, soprattutto per quanto riguarda la mitrale, la valvola atrioventricolare di sinistra, e l'ostruzione sottoaortica. Tutto il settore sinistro del cuore sembra essere protetto dal sindrome Down, canale atrioventricolare, come recentemente anche dimostrato da questo studio americano. Ora, questo non significa che non ci sono problemi. I bambini con la sindrome di Down, come quelli con le altre sindromi, hanno un postoperatorio più complesso. Quindi è evidente che la presenza di anomalie extracardiache, di problemi polmonari, di problemi immunologici, crea un sovraccarico assistenziale per il sistema nel momento in cui si va a operare un bambino con una sindrome genetica e in particolare con la sindrome di Down. Adesso stanno venendo fuori dei lavori sui costi. Ovviamente negli anni 80 e 90 non è che noi andavamo a misurare i costi, anche perché in un'istituzione italiana questo è sempre un pochino più difficile. Lo scopo nostro era quello, nella speranza e nella visione di un ospedale come entità etica e non come azienda economica, la nostra intenzione era quella di dimostrare che i risultati e la sopravvivenza di questi bambini era possibile. Non credo che questo tipo di studi recenti che dimostrano che questi bambini hanno bisogno di una terapia intensiva più prolungata, spesso sono intubati più a lungo, hanno bisogno di più consulenze, hanno bisogno di farmaci per molto tempo, sono in ospedale per più tempo rispetto agli altri, non credo che questo debba cambiare il nostro approccio nei confronti della cura di questi bambini. Perché? Perché questi bambini possono sopravvivere all'intervento. E una volta che sopravvivono all'intervento sono esposti alla loro crescita, sono esposti alle cure parentali, al fatto di andare a scuola, non devono consumare tutte le loro energie sull'apparato cardiovascolare e possono non morire. E la cura del cuore dei bambini con la sindrome di Down ha influito enormemente sulla sopravvivenza e sull'età media di crescita dei bambini con la sindrome di Down. Passiamo alla seconda sindrome, che è la sindrome di George. Voi sapete che attualmente questa viene chiamata delezione 22, perché è stato dimostrato che la sindrome di George è dovuta alla mancanza di un pezzettino del cromosoma 22. Quindi, come la sindrome di Down è chiamata con terminologia genetica trisomia 21, la delezione 22 è il substrato genetico della sindrome di George, per unificare la terminologia tra le varie persone che hanno contribuito alla definizione di questa sindrome, si preferisce ora chiamarla delezione 22. Tre gruppi hanno contribuito al chiarimento di questa sindrome: il gruppo di Filadelfia, Angelo Di Giorgio nel 65, il gruppo di Tokyo, Takao, nel 76, e il gruppo di New York,
Bob Springsteen nel 78. Ora, anche per la sindrome di lezione 22, è chiaro il fatto che le cardiopatie sono frequenti, circa il 75%, e influiscono molto sulla sopravvivenza. Senza una terapia, la mortalità è causata in circa il 90% dei casi proprio dalla cardiopatia congenita. Negli anni abbiamo dimostrato il modello anatomico della sindrome di George, cioè dimostrando che le cardiopatie troncoconali, perché la sindrome di George è dovuta alle cardiopatie troncoconali, nell'ambito della sindrome di George hanno un fenotipo particolare. Quindi c'è una correlazione genotipo-fenotipo, il cuore fa parte del fenotipo complessivo dell'organismo e ci sono dei modelli anatomici specifici per il cuore, che vanno a colpire dei settori particolari, proprio nel tratto del flusso. Il setto infundibolare, le valvole semilunari, gli arti aortici, le arterie polmonari. Negli anni queste osservazioni anatomiche hanno trovato il loro substrato genetico, cioè quando è stato scoperto che il gene è maggiore di quella zona dell'ETA, era TBX1, i vari esperimenti hanno dimostrato che TBX1 si va a esprimere in alcuni settori specifici del cuore e rende quindi possibile la presenza di quelle cardiopatie che inizialmente erano state osservate solo dal punto di vista fenotipico, e quindi il tratto del flusso dal ventricolo destro, il tronco arterioso, e recentemente con il gruppo di Baldini, il nostro gruppo di ricerca, ha dimostrato anche la espressione sull'arteria polmonare sinistra di TBX1, e quindi le malformazioni associate hanno la loro spiegazione genetica. Ma parallelamente abbiamo fatto degli studi anche sull'outcome chirurgico e abbiamo dimostrato che, come per la sindrome di Down, la deletione 22 non aumenta il rischio chirurgico. Quindi i bambini possono e devono essere operati di intervento cardiochirurgico sapendo che il loro rischio di mortalità non è superiore a quello di una popolazione normale. E in questo sono stati senza dubbio importanti i contributi di Roberto Di Donato e di Adriano Carotti. L'unica cardiopatia nella quale c'è un aumento di mortalità è l'atresia polmonare con difetto interventricolare e collaterali multipli, che sembra essere ancora, se associata alla deletione 22, un fattore di rischio. È evidente che anche per questi bambini ci sono delle complicazioni, cioè andare a operare un bambino con la deletione 22 significa prendersi il rischio non solo della tecnica chirurgica sulla base dell'anatomia specifica di cui abbiamo detto, ma anche prendersi carico delle complicanze che possono esserci nel perioperatorio e che devono essere trattate in maniera specifica. Questa diciamo, sottobranca della cardiochirurgia, noi l'abbiamo per qualche anno chiamata, così un po' scherzosamente, surgical genetics, cioè che vuol dire che la diagnosi genetica di una tetralogia di Fallot era importante per guidare il protocollo perioperatorio. Praticamente un anestesista che sa che il giorno dopo deve operare una tetralogia di Fallot deve sapere se quella è una tetralogia di Fallot con la deletione 22 o isolata, perché i problemi che si può trovare di fronte sono specifici per la sindrome, e quindi il tipo di approccio alla ventilazione, ai problemi della motori, alle infezioni, alla parte immunitaria, è specifico per quella sindrome, quindi deve attenersi a quei protocolli che permettono di diminuire l'impatto delle malformazioni extracardiache o delle anomalie immunitarie e associate. Ora abbiamo parlato di queste due sindromi perché il tempo è quello che è, ma lo stesso ragionamento si può fare anche per sindromi più rare, meno frequenti, come la sindrome di Noonan,
la sindrome di Williams, la sindrome di Marfan, e le varie sindromi genetiche sono associate al loro specifico fenotipo cardiaco e devono essere conosciute e diagnosticate al fine del protocollo chirurgico, perché sapere cosa si va incontro dal punto di vista cardiaco ed extracardiaco è fondamentale per i buoni risultati. Ora, in conclusione, permettetemi di condividere con voi. Io quando l'anno successivo ho avuto l'opportunità di leggere il discorso allo Stato dell'Unione del 2015 del presidente Obama, sono rimasto colpito perché mi sembrava che stava, diciamo così, ufficialmente dicendo quello che facevamo e volevamo far noi e che si fa in tante altre parti del mondo, per carità. Vogliamo un paese dove si possa estendere la promessa di opportunità ad ognuno e dove gli accidenti e le circostanze della nascita non sono una condanna definitiva, ma è qualcosa che non riguarda il nostro destino e che dobbiamo battere, dobbiamo sconfiggere. Lui fece in quella occasione l'esempio di un paziente con fibrosi cistica che aveva avuto un trattamento specifico e particolare. Sulla base di tutti questi concetti abbiamo recentemente voluto intravedere queste tre componenti per le quali la genetica è utile al clinico e è utile nell'ambito della nostra cardiologia pediatrica. La cosiddetta reverse medicine, cioè la correlazione genotipo-fenotipo ha cambiato i criteri classificativi e quindi mai avremmo pensato prima di mettere insieme l'interruzione dell'arco aortico con la tetralogia di Fallot. Eppure entrambe sono associate alla deletione 22, entrambe sono causate dallo stesso anomalia genetica, entrambe sono troncogonali, anche se sappiamo bene che dal punto di vista fisiopatologico e clinico si comportano in maniera diversa, però entrambe sono nell'ambito di un meccanismo patogenetico. E quindi la genetica ci serve a capire meglio e a considerare meglio le cardiopatie congenite. Il secondo passaggio è quello nel quale accennava Maria Pia e abbiamo detto prima, cioè la correlazione genotipo-prognosi. Sapendo qual è l'anomalia genetica, sappiamo quali sono le malformazioni associate, cardiache ed extracardiache, e possiamo prevedere un trattamento specifico cucito addosso a quella anomalia genetica. E la terza è quella della invece preventive medicine, cioè la prevenzione, sicuramente la prevenzione secondaria, perché il trattamento specifico fa parte della prevenzione secondaria. A parità di malformazione noi interrompiamo alcuni percorsi patologici con degli interventi precoci che adesso in alcuni casi possono essere anche farmacologici, e l'ipotesi di un trattamento invece genetico precedente, e questa sarebbe la vera prevenzione primaria. Ora, è evidente che il discorso ci porterebbe lontano, però siamo già su alcuni argomenti, almeno dal punto di vista teorico e degli studi di laboratorio, siamo già abbastanza a buon punto. E credo che non dobbiamo essere tanto sognatori o fare solo ipotesi, perché 60 anni fa, quando il gruppo di Minneapolis ha fatto le prime correzioni sul canale, sulla tetralogia di Fallot, e anche sul canale atrioventricolare, era abbastanza difficile pensare che in pochi anni questi trattamenti sarebbero diventati la routine e i bambini con gravi difetti, con gravi handicap sarebbero stati trattati come gli altri e avessero potuto superare questo handicap. Per cui
anche i bambini con sindrome genetica, adesso possiamo dire, possono fare lo stesso percorso e l'handicap può essere assai ridotto dal trattamento della cardiopatia. Io chiudo provando a dirvi una equiparazione che faccio nella mia testa, della quale qualche volta ho già parlato. Io credo che il compito del medico sia non solo quello della cura del fenotipo, ma quello in generale della diminuzione dell'handicap del malato, perché il malato, almeno per un breve periodo della sua vita, è comunque handicappato, ha comunque dei problemi di differenza rispetto al sano. E allora noi vediamo bene, e lo vediamo da questi bambini con sindromi genetiche e cardiopatie, che una volta curato il cuore, una volta rimesso in circolo il fisico del bambino, serve anche un'accettazione sociale di questo bambino. Cioè questo bambino deve essere inserito nella vita normale, deve essere accolto non solo dalla sua famiglia, ma dalla società in generale. Perché l'accettazione della società accanto alla salute ripristinata dalla cura fa una riduzione dell'handicap. Quindi l'ambiente aiuta a ridurre l'handicap. Se noi consideriamo esclusi alcuni tipi di paziente, aumentiamo il loro grado dell'handicap, e quindi credo che il compito del medico sia anche un compito sociale, di preparare una società che accoglie l'handicap. Il medico da una parte cura il fenotipo, dall'altra migliora l'handicap, e quindi l'anomalia genetica porta a un handicap minore di quello che sarebbe senza l'intervento sanitario. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Corrado Di Mambro, responsabile della cardiologia pediatrica dell'ospedale San Vincenzo di Taormina. Chiedi di chiudere la condivisione. Professore, Paolo, okay. Se chiudete la condivisione. Perfetto. Eccoci qui, buongiorno. Allora, per me è un onore aver risentito dopo un po' di tempo il professor Marino. Rimango sempre affascinato, non è la prima lezione che sento del professor Marino, è stato il mio primo maestro, ne sono onorato. E come sempre, ogni volta c'è sempre qualcosa di nuovo, e soprattutto è fantastica la capacità come il professore riesce a rendere fruibile e veloce anche tematiche che possono risultare almeno inizialmente complesse. Quindi è stata una lezione bellissima. Io insomma lo dico poi con particolare affetto, e con lo stesso particolare affetto ringrazio e introduco la prossima lezione, quella del dottor Versacci, di Paolo, che oltre che amico è stato per tanto tempo collega, è stato anch'esso un mio maestro, e sono onorato di avere in collegamento, quindi sicuramente sarà una presentazione altrettanto affascinante. Grazie. Grazie innanzitutto delle belle parole che hai speso per me, Corrado, grazie al dottor Agati, Sasha, per aver esteso anche a me questo invito, che chiaramente ho accettato molto volentieri, e colgo sempre l'occasione per fare congratulazioni e auguri a Corrado l'avventura che ha cominciato lì a Taormina. E allora io cercavo di dare un taglio molto più molto pratico a questa mia presentazione. Ovviamente ci sarà un overlapping di qualche diapositiva, di qualche concetto espresso egregiamente dal professor Marino, e sarà soprattutto una carrellata di clip ecocardiografiche per vedere quali possono essere le peculiarità anatomiche delle cardiopatie congenite in alcune delle più frequenti sindromi genetiche. Di questo ha già parlato il professor Marino. Comunque noi siamo debitori
immensamente di questo studio epidemiologico, che è il più grande che sia mai stato realizzato, che copre appunto un periodo dall'81-89, che è il Baltimore-Washington Intrastati, che fra le altre cose appunto ci ha permesso di individuare che nel 20-30% dei bambini cardiopatici ci sono delle cardiopatie associate e possono essere diciamo, inquadrate nell'ambito di anomalie cromosomiche o di sindrome o comunque di situazioni polimalformative, cosa che contrasta, come vedete, nei controlli in cui i bambini studiati non avevano una cardiopatia congenita e che soltanto nel 3% dei casi erano presenti delle malformazioni extracardiache. Per quanto riguarda le cardiopatie congenite nello specifico, ci sono alcuni tipi di cardiopatie congenite, come il canale atrioventricolare e le malformazioni tronco-conale, che sono molto, molto più frequentemente associate ad alcune sindrome genetiche rispetto ad altre. Come ha detto il professor Marino, la sindrome di Down per il canale atrioventricolare e le tronco-conali per la sindrome di George o delezione del cromosoma 22. Di contro abbiamo invece delle cardiopatie congenite altrettanto complesse che invece si ritrovano per lo più in forma isolata, cioè non associate a sindrome genetiche. E queste, come vedete nella diapositiva, sono l'atresia della tricuspide, la trasposizione delle grandi arterie e l'atresia della valvola polmonare a setto intatto. Vediamo appunto quali sono le cardiopatie congenite che più frequentemente si trovano associate a malformazioni extracardiache. È evidente da questa tabella come il canale ventricolare la fa da padrona. Vedete, nel 70-80% di malformazioni extracardiache abbiamo un canale ventricolare, così come l'interruzione dell'arco aortico del tronco arterioso, che non a caso appunto sono le anomalie tronco-conali che frequentemente riscontriamo nella delezione del cromosoma 22, e poi a scendere fino, vedete, ad arrivare alla trasposizione delle grandi arterie o la della polmonare a setto intatto, come poc'anzi detto, in cui abbiamo molto meno frequentemente associate delle malformazioni extracardiache. Questo soltanto per ricordare come i vari costituenti del cuore che si sta sviluppando in epoca embriologica derivano da più parti. Abbiamo parlato del first outfield, abbiamo parlato del second outfield e poi abbiamo, è bene citare, anche le creste neurali. Sappiamo come sia stata importante questa derivazione biologica per quanto riguarda la sindrome appunto di George, e come sappiamo appunto molte parti delle cellule della cresta neurale vanno in migrazione fino ad arrivare al tronco coro. E appunto non a caso nella direzione del cromosoma 22 le cardiopatie congenite appartengono a questa classe. Per quanto riguarda quello che stiamo per andare a vedere insieme, cioè le cardiopatie congenite associate alle sindromi, scolasticamente e tradizionalmente farò questa suddivisione, e cioè anomalie cromosomiche, le microdelezioni cromosomiche e sindrome cosiddette monogeniche, anche perché storicamente queste sono le sindrome genetiche che sono state affrontate trisomia 21, in cui, lo ripetiamo, la cardiopatia congenita più frequente è senz'altro il canale atrioventricolare, ma seguito anche dal difetto interventricolare e difetti settali in generale. Ma vediamo un po' di scendere un po' più nel particolare. Che tipo di canale è nella sindrome di Down? Generalmente di tipo completo, i ventricoli sono generalmente bilanciati. È raro che sia associato con altri cardiopatie congenite, tranne che per quanto riguarda la titrologia dei Fallot. Infatti è piuttosto frequente la situazione canale e Fallot in questi bambini. Come ha già detto il professor Marino, sono rare le lesioni ostruttive sinistre e ancora più rare, se non addirittura assenti, addirittura in letteratura sono episodiche le descrizioni di anomalie del situs, come difetti della lateralità, così come la trasposizione delle grandi arterie. Sembra appunto che da questo punto di vista
i bambini con la sindrome di Down siano protette da queste cardiopatie congenite complesse. Ecco, cominciamo con questa immagine sottocostale ecocardiografica in cui vediamo un canale retroventricolare in cui è possibile vedere, visualizzare bene la valvola comune atrioventricolare. Questo è una proiezione, una quattro camere apicale in cui è possibile visualizzare il canale atrioventricolare completo rastelli tipo C. Che cosa significa? Significa che il lembo anteriore della valvola atrioventricolare comune è liberamente fluttuante, cioè non va ad inserirsi sulla cresta del setto interventricolare. In questa immagine possiamo vedere le componenti mitraliche tricuspitale della valvola atrioventricolare comune con insufficienze che definirei, diciamo, di medio grado, non gravi. Questo è un altro esempio in cui invece è il canale di tipo A secondo Rastelli, in cui la valvola, il lembo anteriore della valvola comune prende inserzione con delle corde tendine sulla cresta del setto interventricolare. È possibile vedere l'ostium primum, cioè la parte mancante del setto interventricolare nella porzione più bassa, cioè verso il piano atrioventricolare, ma è possibile vedere anche un ostium secundum piuttosto ampio al di sopra dell'ostium primum. Chiaramente in questi bambini è contemplato anche il canale atrioventricolare parziale, in cui c'è un ostium primum e un cleft della mitrale, ma in alcuni pazienti Down è presente anche il cosiddetto cleft del lembo anteriore della mitrale isolato, come in questo caso in cui vediamo la fissurazione del lembo anteriore che è causa della insufficienza, come è possibile vedere qui alla color Doppler. Il cleft della mitrale è ben visualizzabile anche nella proiezione sottocostale, anzi questa è una proiezione che io consiglio soprattutto quando andiamo a studiare bambini piccoli, che è veramente possibile osservare nella sua completezza il cleft della mitrale molto bene. Cambiando sindrome, se da una parte abbiamo detto che le ostruzioni sinistre nei bambini con sindrome Down sono piuttosto... Paolo, scusami, sì? Mi chiedono se è possibile col mouse segnalare quando fai l'eco le lesioni in maniera più continua. Allora, quando fai l'eco solo col mouse, con il... Ma adesso lo stai vedendo il mouse? Sì, lo vediamo bene. Ah, perfetto, pensavo non si potesse vedere. Ok. Scusa per l'interruzione. Ok. Quindi stavo dicendo che per quanto riguarda la sindrome di Turner, al contrario del Down in cui le ostruzioni sinistre sono rare, nelle pazienti con sindrome di Turner invece abbiamo una situazione di diametramento opposta, cioè soltanto le sezioni sinistre sono interessate da malformazioni congenite. Si va dal ventricolo sinistro ipoplasico, la forma chiaramente più grave dello spettro delle ostruzioni sinistre, fino ad arrivare alla semplice valvola aortica bicuspide oppure la coartazione aortica, così come non è assolutamente infrequente trovare un ritorno venoso polmonare anomalo parziale. Qui vediamo in asse corto, parastenale asse corto, una valvola aortica bicuspide in cui è possibile vedere sia in apertura che in chiusura i soli due lembi con il rafe che fonde il lembo coronarico destro con il sinistro. Questa è una coartazione aortica, vedete il restringimento in corrispondenza dell'istmo aortico. Questa è la misurazione appunto della stenosi, della coartazione. E qui vediamo al color Doppler come è presente una turbolenza molto evidente, molto ben evidente al color Doppler in corrispondenza della coartazione. Questo è un altro caso in cui oltre alla coartazione aortica si associava anche una importante ipoplasia dell'arco trasverso aortico. E qui abbiamo l'estremo dello spettro, e cioè il ventricolo sinistro ipoplasico, evidente la piccola cavità ventricolare sinistra. In questo caso non abbiamo la forma peggiore anatomica, perché la valvola mitrale e la valvola aortica si aprono,
erano, diciamo, funzionanti, ma chiaramente con una ipoplasia molto severa. Contrasta chiaramente la grandezza delle sezioni destre, sia dell'atrio che del ventricolo destro, e vediamo un ampio ostium secundum. Un'altra peculiarità che vediamo da questa immagine è questa immagine, appunto questa immagine tonteggiante, che è non è altro che il seno coronarico particolarmente dilatato, perché in esso drena una vena cava superiore sinistra persistente. Un'altra malformazione che ho citato prima e che vediamo abbastanza spesso in queste pazienti, e cioè il ritorno venoso anomalo polmonare parziale, in questo caso della vena polmonare superiore sinistra nel tronco venoso anonimo. Vediamo con la, diciamo, il color Doppler questo flusso rosso in avvicinamento che va appunto a sboccare in corrispondenza del tronco venoso anonimo. Questa è un'immagine appunto in cui vengono messe a confronto le immagini 2D senza e con il color Doppler. E poi ci sono due sindromi che sono gravate da una, diciamo, dalla presenza di una cardiopatia congenita nell'80, se non addirittura il 90% dei casi, che sono la trisomia 13 e la trisomia 18. La trisomia 13 è più rara rispetto alla 18, è detta anche sindrome di Patau, e abbiamo che nell'80% dei casi, soprattutto cardiopatie caratterizzate da difetti settali, ma possono essere presenti anche cardiopatie troncoconali, quindi cardiopatie molto più severe, fino ad arrivare appunto nella trisomia 18 con il 90% circa di bambini con questa sindrome e con cardiopatia congenita associata. E in questi pazienti la forma di malformazione più frequente è la displasia polivalvolare. Vediamo qui esempi di bambini con trisomia 18, questa è una sottocostale, oblique a destra, in cui è possibile vedere, ecco il mouse, sia un difetto in interventricolare sottaortico e la displasia sia della valvola aortica che della valvola polmonare. Vediamo in dettaglio meglio, questa è una parasternale a asse lungo in cui si vede come sono ispessiti i lembi della valvola aortica e come diciamo, c'è la discontinuità del setto interventricolare, quindi si tratta di un difetto sottoaortico ma con margine superiore muscolare. Qui si vede molto bene la displasia sia della valvola aortica con il difetto interventricolare, nonché la displasia della valvola polmonare. Vedete, questo è un asse corto in cui si vede il tronco e i rami dell'arteria polmonare e questa displasia importante della valvola polmonare stessa. Questo era un neonato, quindi al momento non c'era un gradiente pressorio tra il ventricolo destro e l'arteria polmonare significativo, ma che si è sviluppato, cioè che è andato a peggiorare nel corso dei giorni. Questa è sempre la sua valvola aortica, vedete, bicuspide e displasica. E vedete, questo è un asse corto modificato per vedere in asse corto, diciamo, in asse trasversale la valvola polmonare, vedete che grande valvola polmonare e che lembi displasici. Questo è sempre un altro bambino con trisomia 18 in cui sono evidenti la displasia sia della valvola mitrale che della valvola tricuspide. Quindi in questi bambini, diciamo, quasi matematicamente tutte e quattro le valvole polmonari, scusate, tutte e quattro le valvole del cuore sono coinvolte nella displasia. Questo è il bambino in cui appunto c'è la displasia delle valvole atrioventricolari, ma c'è anche una displasia della valvola aortica. Microdeletioni cromosomiche. Ovviamente al primo posto c'è la deletione del cromosoma 22, come vi ha già detto Bruno, quali sono le cardiopatie congenite più frequenti, comunque sono le cardiopatie troncoconali. Quindi abbiamo la deletione della polmonare con difetto interventricolare e MAPCAS, cioè collaterali sistemico polmonari maggiori, la tetralogia di Fallot, il difetto interventricolare sottoaortico, un tipo particolare che adesso vedremo di interruzione dell'arco aortico, il tronco arterioso, ma anche anelli vascolari, e queste, diciamo, sono le
le zone del cuore e dei grandi vasi di questi pazienti che possono essere colpiti oltre alle cardiopatie principali che abbiamo visto poc'anzi. In questi pazienti, anche se non c'è una cardiopatia congenita importante intracardiaca, posso ad esempio avere un arco aortico destroposto, talvolta associata con una succlavia sinistra aberrante. Questa è l'immagine sottocostale di una tetralogia di Fallot, in cui è possibile vedere il difetto interventricolare da malallineamento. Questa è l'ostruzione a livello dell'osso infundibile, quindi della stenosi infundibolare, nonché stenosi della valvola polmonare con tronco e rami piuttosto piccoli, piuttosto ipoplastici. Con l'ausilio del colo Doppler è possibile vedere la turbolenza in corrispondenza della stenosi infundibolare polmonare. Qui abbiamo l'immagine caratteristica della aorta a cavaliere del setto interventricolare in questa proiezione parasternale asse lungo. E questo invece è un caso piuttosto particolare, sempre di paziente con delezione del cromosoma 22, cosiddetto emitruncus. Adesso diciamo la nomenclatura di questa cardiopatia è stata un po' rivista, non si chiama più emitruncus, comunque in sostanza è la situazione in cui uno dei due rami polmonari non origina, non si biforca dal tronco della polmonare, ma origina direttamente dall'aorta. In questo caso abbiamo un'origine dell'arteria polmonare sinistra dall'aorta, che è questa qui che vedete, questo ramo che prende origine dall'arco dell'aorta. Qui si vede ancora meglio, in cui possiamo vedere l'arco dell'aorta e dall'incavo, dalla concavità dell'arco dell'aorta, prende origine questo ramo, che è il ramo polmonare sinistro, e che appunto va a perfondere, provocando in poco tempo una vascolopatia polmonare, appunto portandosi nel letto vascolare polmonare, ma chiaramente quello che viene trasmessa è un'importante pressione sistemica nell'albero vascolare polmonare, quindi con un enorme rischio di vascolopatia precoce in questi pazienti. Questo era il difetto interventricolare sempre dello stesso paziente. E questo è un truncus arterioso, se parliamo sempre chiaramente dei pazienti con una direzione del cromosoma 22, di tipo 1. Che cosa significa? Che abbiamo un'unica valvola troncale, quindi diciamo non si è segmentato il truncus arteriosus communis, come si dice in latino, e quindi un'unica valvola troncale da cui nasce una piccola arteria polmonare che poi si biforca. Già da qui possiamo vedere la dispasia, rispessimento dei lembi della valvola troncale. Qui si vede il difetto interventricolare, ricordando appunto che nella stragrande maggioranza, se non in tutti, di trunco arterioso coesiste un difetto interventricolare. E qui in asse corto possiamo vedere la valvola, ben visualizzabile, la valvola truncale, ispessita con 5 lembi, e come vedete con un'apertura piuttosto limitata dovuta all'ispessimento delle valvole, ispessimento molto ben evidente in questa immagine, in questa clip. Questo è qui possiamo vedere lo shunt attraverso il difetto interventricolare e la turbolenza, la liasing, attraverso la valvola truncale stenotica. Qui ancora sempre il truncus in cui vediamo il difetto interventricolare, ampio con estensione muscolare verso l'apice del cuore. E questo invece un altro caso di truncus di tipo 2. Che cosa significa? Significa che non abbiamo un piccolo tronco che nasce dall'aorta, ma abbiamo direttamente due rami polmonari che prendono origine vicini uno all'altro dalla porzione posteriore dell'aorta. Questo è il difetto interventricolare, come abbiamo detto, caratterizzare il truncus. Questo è il difetto interventricolare. E qui vediamo sia la valvola truncale, ma vediamo anche i due rami che nascono direttamente dalla porzione posteriore dell'aorta.
visualizzabile meglio anche con, ecco, vedete, con il color doppler, vediamo appunto i due rami che si colorano con una certa turbolenza, quindi con un aliasing di colori, dalla porzione posteriore della aorta. Ecco di nuovo qui i due rami, qui al bidimensionale e qui con l'ausilio del color. E questa è un'altra cardiopatia tipica dei pazienti con deviazione del cromosoma 22, e cioè l'interruzione dell'arco aortico di tipo B. Ecco, in questi pazienti è tipica questa forma di interruzione dell'arco aortico, che dal punto di vista anatomico è caratterizzata dall'interruzione tra la succlavia sinistra e la carotide comune sinistra. Quindi la porzione distale dell'aorta è rifornita dal dotto arterioso, mentre invece i rami che nascono dall'aorta ascendente vengono perfusi dal ventricolo sinistro. Ecco, in questa immagine si vede molto meglio il tessuto interposto fra i due munconi dell'arco aortico e quindi con assente connessione fra la carotide comune sinistra e la succlavia di sinistra che vi sto indicando in questo momento. Questa è un'altra peculiarità che da quando la conosciamo la descriviamo sempre più frequentemente, la ritroviamo sempre più frequentemente anche in pazienti che noi seguivamo da diverso tempo, sempre con deviazione del cromosoma 22, e cioè le cosiddette crossed pulmonary arteries. Questa è una situazione, è una variante anatomica, quindi in realtà non comporta nulla dal punto di vista emodinamico in questi pazienti, però è una peculiarità. E cioè il ramo polmonare sinistro nasce dalla porzione destra del tronco polmonare e si porta al di sopra del ramo polmonare destro, che invece nasce dalla porzione sinistra del tronco polmonare e si porta al di sotto del sinistro verso sempre il proprio polmone tributario, cioè il destro. Si fa diagnosi perché, diciamo, dalla parastenale al sicorto non è mai possibile vedere contemporaneamente la biforcazione di i due rami polmonari. Infatti vedete questo, o si vede il ramo polmonare sinistro come in questo caso, oppure come nel precedente si vede il ramo polmonare destro. E questa è un'altra peculiarità anatomica di questi pazienti, che è vero che l'abbiamo riscontrato anche in altri pazienti sindromici, ma in loro è particolarmente frequente. Un'altra caratteristica di questi pazienti, come ho accennato anche prima, è l'arco aortico destro, pur in assenza di malformazioni intracardiache. In questo caso vediamo che il primo ramo, questa è una proiezione sovrasternale per l'arco aortico, vediamo che ruotando in senso orario la sonda, il primo vaso che si distacca dall'aorta è il tronco brachiocefalico sinistro, che a sua volta appunto si biforca nella carotide comune sinistra e nella succlavia sinistra. Cioè abbiamo una mirror image rispetto al normale arco aortico sinistro posto. E questo appunto è il tronco brachiocefalico che si vede colorato al color Doppler. Altra sindrome, la sindrome di Williams, che ha accennato anche prima Bruno, è una microdeletione anche in questo caso, e interessa il braccio lungo del cromosoma 7, dove c'è il gene dell'elastina. Infatti sono pazienti che presentano delle polimalformazioni tutte riconducibili, soprattutto quelle chiaramente vascolari, alla mutazione del gene dell'elastina. Anche in questo caso abbiamo delle cardiopatie congenite peculiari, e in particolare sono la stenosi aortica sopravalvolare, quindi con immagine a clessidra, morfologia clessidra dell'aorta ascendente, e la stenosi periferica dei rami polmonari. Mentre per quanto riguarda la stenosi dei rami polmonari, nella stragrande maggioranza dei pazienti questa stenosi tende a risolversi spontaneamente, invece per quanto riguarda, laddove è presente una stenosi sopravalvolare aortica, questa è ingravescente e grosso modo la maggior parte dei pazienti deve andare incontro ad un intervento di cardiochirurgia nel corso della loro vita. Questo è un tipico esempio di paziente con sindrome di Williams in cui è evidente, vedete, questo è il bulbo dell'aorta in una immagine parastennale asse lungo sinistra,
e vediamo come la funzione sinotubulare in questi pazienti è piuttosto ristretta, cioè l'immagine, come diciamo, a clestidra, che è sede appunto della stenosi. Vedete, questa, è un, questa giunzione sinotubulare è piuttosto ristretta e infatti la turbolenza al colon Doppler comincia proprio da questa zona di stenosi piuttosto che dalla valvola aortica. Nella fattispecie in questo paziente è presente anche una displasia della valvola aortica, infatti è presente anche, se minima, una insufficienza della valvola stessa. Passando alle sindromi monogeniche, le rasopatie sono quelle chiaramente più frequenti in assoluto e costituiscono un gruppo di patologie che sono dal punto di vista genetico molto eterogenee e clinicamente variabili. Sono delle malattie che vengono trasmesse con carattere autosomico dominante e sono diversi i geni che possono, che sempre più vengono diciamo, riscontrati e mutati in questi pazienti. Comunque appartengono tutti alla cascata RAS-MAP-kinasi. Le sindromi più frequenti sono la sindrome di Noonan, sono la sindrome che oggi viene definita di Noonan con lentiginosi multiple ed è quella che veniva definita con l'acronimo LEOPARD, la sindrome cardiofaciocutanea e la sindrome di Costello. Come vedete qui sono elencati i geni la cui mutazione comporta le sindromi. Quello che in assoluto è più frequentemente mutato è il PTPN11, soprattutto nella sindrome di LEOPARD, adesso per comodità io continuerò a definirla tale, e comunque queste, in queste rasopatie i difetti che fanno da padrone sono senz'altro la stenosi valvolare polmonare ma anche sopravvalvolare e la cardiomiopatia ipertrofica. Sono descritti anche casi di canale preventricolare e difetti settali in generale, nonché anche di coartazione aortica, ma senz'altro le forme più frequenti sono la stenosi valvolare polmonare e la cardiomiopatia ipertrofica. È importante ricordare che in questi pazienti, mentre la cardiomiopatia ipertrofica può non essere presente alla nascita, può insorgere nel corso della vita, anche se di solito se non è insorta intorno ai 20-30 anni di età, è difficile che poi compaia. Comunque sono pazienti che chiaramente non devono essere mai abbandonati al follow-up. In questa immagine sottocostale obliquo-sinistra vediamo con e senza il colon Doppler una valvola polmonare piuttosto displasica, con stenosi confermata dalla turbolenza del colon Doppler. In questi pazienti, fra l'altro, c'è una peculiarità spesso della valvola polmonare che rende ragione anche della inefficacia dell'angioplastica che risolve questa stenosi, e cioè non si tratta soltanto di un ispessimento dei lembi valvolari, ma le cuspidi stesse della valvola sono, diciamo, ripiegate e fuse nella porzione più bassa del tronco polmonare, quindi è come se fosse, non possiamo andare a rompere del tessuto per risolvere la stenosi, perché quel tessuto rimane attaccato alla porzione interna del tronco e quindi una volta noi togliamo il palloncino ritorna ad essere identica alla stenosi. In questa obliqua sinistra, vediamo la displasia della valvola polmonare con un'importante dilatazione post-stenotica sia del tronco della polmonare che dei rami, stenosi confermata e visualizzata al color Doppler. E questo è un altro paziente con sindrome di Noonan in cui è presente, come vedete, una cardiomiopatia ipertrofica, di solito è concentrica, infatti sia il setto interventricolare che la parete posteriore sono coinvolte dall'ipertrofia. Questo è un asse corto, un parasternale asse corto per il ventricolo sinistro. Vedete come le pareti sono espessite, ma anche, come spesso succede, anche i papillari della valvola mitrale sono piuttosto ispessiti e ipertrofici. In questi pazienti molto spesso concomita, o può diciamo, caratterizzare soltanto questo il cuore di questi pazienti, una displasia della valvola mitrale. In questo caso vedete l'ispessimento dei lembi della valvola mitrale con un'elongazione dei lembi stessi, della palotensore della valvola stessa, con un'insufficienza in questo caso di lieve medio grado, ma che di solito è progressiva nel corso della vita di questi pazienti.
Vedete qui, oltre alla displasia di spessimento, si vede come è ben visibile l'elongazione dell'apparato tensore della valvola mitrale in questo paziente Noonan. Questo è l'espessimento della valvola mitrale, ben visibile dall'asse corto parasternale. E questo soltanto per dire che effettivamente ci sono anche delle, diciamo, dei difetti cardiaci cosiddetti atipici. Diciamo, nella prima settimana di giugno dovrebbe essere pubblicato questo nostro lavoro, che è multicentrico, in cui poniamo l'attenzione su quelle cardiopatie minori, forse con un punto interrogativo. Ecco, una di queste visibile in questi pazienti, con una certa frequenza, è una dilatazione dell'auricola sinistra, che può essere chiaramente sede, diciamo, nel corso degli anni di, per esempio, di formazioni trombotiche. Oppure, questo era stato già descritto, comunque sempre più spesso osserviamo una dilatazione uniforme delle coronarie. In questo caso abbiamo una dilatazione del tronco comune e della discendente anteriore in questo paziente con sindrome di Noonan. Di solito in queste, può succedere che queste coronarie hanno un calibro che va al di sopra delle tre dilatazioni standard rispetto ai nomogrammi. CAV e rassopatie. Di solito è un cavo parziale, un canale parziale, sono spesso associate a anomalie della valvola mitrale e può concomitare una stenosi aortica sottovalvolare. Questo è un caso di un paziente con sindrome di Noonan in cui possiamo vedere un cavo intermedio. Questo è un paziente in realtà adulto, in storia naturale. Storia naturale perché, diciamo, il difetto ostium primum e il difetto interventricolare sono piccoli, quindi non ha mai mostrato un sovraccarico di volume importante. E qui vediamo una peculiarità, vedete, questa è la valvola aortica, sotto la valvola aortica c'è del tessuto accessorio che deriva appunto dalla valvola mitrale, che può essere sede di ostruzione, può essere motivo di ostruzione meccanica. Vedete qui ci sono delle piccole corde tendine che dal lembo anteriore della mitrale vanno ad inserirsi nel tratto di efflusso del ventricolo sinistro e può chiaramente generare ostruzione. Di nuovo qui vedete l'inserzione sotto la valvola aortica, che fra l'altro a sua volta è piuttosto displasica e con lembi spessivi. Questo è un cuore sinceramente molto molto peculiare di una paziente con sindrome di Leopard che seguiamo da molti anni. È una paziente che è stata tra l'altro sottoposta in passato ad una miomectomia per una importante cardiomiopatia ipertrofica e vedete come il quadro, almeno ecocardiografico, ricorda molto quello di una cardiomiopatia restrittiva in cui gli atri sono particolarmente dilatati. C'è una importante displasia della valvola mitrale, testimoniata anche, come vedete, dalla color doppler. Ma la peculiarità, adesso vediamo un'altra immagine, vedete innanzitutto che ha un'auricola sinistra gigantesca e questa auricola gigantesca, si vede bene in questa immagine, ha determinato fra l'altro l'abbassamento della parete posteriore, cioè un bulging della parete posteriore del ventricolo sinistro che a sua volta contribuisce a ridurre l'escursione diastolica della valvola mitrale. Vedete, questa è una parte della parete posteriore che è piegata per la presenza di questa mega auricola sinistra. Vedete qui come si vede ancora meglio. Vedete come l'ostruzione all'afflusso sinistro è evidente al color doppler, nonché la insufficienza. Un'altra sindrome, quella di Ellis van Creveld. Questa è una ciliopatia che è dovuta ad una mutazione dei geni ETC1 e 2 che sono localizzati sul cromosoma, sul braccio corto del cromosoma 4, e in questa sindrome abbiamo delle cardiopatie congenite che assomigliano molto, ci ricordano molto le cardiopatie dell'eterotassia, e cioè sono pazienti che hanno molto spesso un atrio unico, cioè non hanno una settazione neanche parziale. E possono avere anche delle ostruzioni sinistre come la coartazione aortica. Però ricordano molto, cioè questi pazienti innanzitutto sono caratterizzati da avere una displasia ectodermica, come vedete in questo caso questa bimba non ha la dentina, e poi la caratteristica, diciamo, che più balza agli occhi
è la loro esodattilia, polidattilia in generale. Questo appunto è il caso di un paziente con l'ex mancrevede con atrio unico, vedete, assente settazione fra i due atri, nonché sono descritti i casi del cosiddetto double outlet right atrium, cioè l'atrio destro si svuota, diciamo, sia nel ventricolo destro che nel ventricolo sinistro. Questa è un'altra peculiarità. Affrontiamo adesso l'ultima parte della presentazione che riguarda gli aspetti funzionali del cuore in questi pazienti. Prendo lo spunto da questa diapositiva che ho sottratto, anzi in realtà me l'ha regalata Bruno, e cioè dal progetto Teleton che diciamo, cominciò nel 1997. Ah sì, Paolo Cornaglia lo può dire, diciamo, mi suggerisce Bruno. E in sostanza questo progetto aveva come scopo quello di coinvolgere pazienti con handicap, in particolare pazienti con Down, però cercando di vedere qual è la loro funzione fisica, la loro efficienza fisica, per dimostrare proprio che questi pazienti, come vedete in quella foto, possono partecipare effettivamente a delle gare in sicurezza. Chiaramente tutto questo è il frutto di, diciamo, di esami che portano alla conclusione se il paziente può o meno praticare uno sport, ma noi sappiamo quanto è importante garantire soprattutto in questi pazienti una fitness proprio per evitare il circolo vizioso di sedentarietà, di obesità e di minore efficienza sportiva. Questo, diciamo, è il protocollo che abbiamo messo a punto per tutti i pazienti con sindrome genetica. Cioè, quello che ci siamo posti come domanda è: nei pazienti in cui non c'è una cardiopatia congenita strutturale, com'è veramente questo cuore? Cioè, è normale, assimilabile, paragonabile ai pazienti senza sindrome, oppure ha delle peculiarità? È efficiente questo cuore? Quindi questo è un protocollo cardiologico e cardiografico nella fattispecie che noi applichiamo sistematicamente a tutti i pazienti sindromici che vogliamo studiare. Chiaramente procediamo con una ecocardiografia convenzionale, ci avvaliamo della metodica tissue Doppler imaging e nonché anche dello spectrum analysis, proprio per svelare con queste tecniche senz'altro più sofisticate se sono presenti delle disfunzioni subcliniche o se questi cuori sono in qualche modo deficitari in qualche loro funzione. Come vedete sono diversi i pazienti con sindrome genetica che abbiamo arruolato per studiarli, dalla sindrome di Turner, chiaramente la sindrome di elezione, 22, rassopatie e come vedete diversi sono le sindrome che abbiamo coinvolto, i pazienti che abbiamo coinvolto e in questo caso Corrado fra l'altro si ritroverà nel gruppo, si ricorderà bene, per quanto riguarda le pazienti con sindrome di Turner che abbiamo sottoposto appunto a questo studio, in cui sono emerse chiaramente delle caratteristiche peculiari di queste pazienti, diciamo svelando una disfunzione subclinica sistodiastolica, nonché un aumento della massa cardiaca, nonché una minore tolleranza all'esercizio fisico, chiaramente svelabile con il test cardiopolmonare. Qui un pochino la sintesi di quello che noi osserviamo in questi pazienti molto spesso, e cioè una disfunzione diastolica subclinica oppure sistolica o entrambe, ma nel tempo vediamo anche come si modificano queste caratteristiche del miocardio. In alcuni pazienti come le stessi, non soltanto nei pazienti chiaramente come sappiamo Marfan, ma anche nei pazienti con la delazione del cromosoma 22, vediamo una dilatazione progressiva dell'aorta e sto parlando di pazienti senza tetralogia di Fallot, in cui noi sappiamo che c'è tipicamente una dilatazione dell'aorta, ma pazienti che hanno un cuore strutturalmente normale. Vediamo delle insufficienze valvolari che sono progressive, vediamo al test cardiopolmonare una minore efficienza e chiaramente sono tutte caratteristiche che meritano assolutamente un follow-up a lungo termine in questi pazienti. Concludo con questa considerazione, senz'altro personale, e cioè come noi che vediamo
li frequenti questi pazienti e conosciamo il fenotipo cardiaco, come un pochino l'iter, che qui vedete quello classico, si è un po' modificato. Cioè, da una volta si vedeva il fenotipo, la nostra, diciamo, attenzione era richiamata al fenotipo del bimbo, cioè dalla faccia, sui generis, si sospettava una sindrome genetica, si faceva un'indagine genetica e poi chiaramente nell'assessment multidisciplinare chiaramente veniva anche visto e valutato il suo cuore, quindi il cardiotipo. Ecco, diciamo, nel nostro centro, nei nostri centri che si occupano di questi pazienti, in realtà è un po' sovvertito l'ordine, e cioè, e forse lasciatemelo dire, un po' aberrante, nel senso che spesso nel buio della stanza in cui facciamo l'ecocardio, noi vediamo prima il cuore di questi bambini, vediamo delle peculiarità strutturali, dei difetti anatomici che ci ricordano delle sindromi, allora guardiamo la faccetta del bambino e a questo punto nasce il sospetto e viene alla fine fatta l'indagine genetica per conferma o meno. Chiaramente il monito è sempre visitare il bambino nel suo fenotipo, nella sua, diciamo, interezza fisica e poi chiaramente vedere anche il cuore. Però spesso nella routine quotidiana del medico a volte alcune tappe vengono saltate. L'importante è che alla fine riusciamo in qualche modo a ristabilire, a riassemblare i pezzi e fare diagnosi. Grazie per la vostra. Grazie Paolo. Se cortesemente interrompi la condivisione dello schermo. Eccoci. Salutiamo il professore Salpietro, finalmente la vediamo, prof, ma non la sentiamo. Sì, buonasera, grazie a tutti. Io ho avuto solo per qualche minuto un problema e poi ho seguito religiosamente questo bellissimo seminario. Mi devo complimentare con Maria Pia, con Sasha, con tutti, veramente per questa opportunità che mi è stata, viene data anche oggi a tutti gli specializzanti di pediatria. Per me, diciamo, è stato un vedere anche in questi anni che ci sono stati, da quasi 20 anni, ora non viene più da 4-5 anni, Bruno Dalla Piccola a Messina, e abbiamo sempre collaborato con Maria Pia per questi soggetti, dove certe volte ce li segnalava Maria Pia, certe volte le segnalavamo noi a lei, e per molti bambini poi abbiamo fatto la diagnosi genetica anche per quelle, diciamo, meno grossolane. Quindi è una cosa molto bella che ho rivissuto proprio con questa casistica eccellente. Quindi vi ringrazio e ancora buona continuazione. Seguirò ancora qua religiosamente. Grazie prof. Ringrazio ancora Paolo. Però come tradizione della nostra attività così formativa, adesso è il momento un po' di fare qualche, prima di passare alla parte ancora più importante della storia, del racconto che è naturalmente lo scrittore, insomma, Paolo Cornaglia Ferrari ci racconterà, e anche una piccola storia personale di Simona Pettignano, una bimba che noi abbiamo operato e che ha tantissime cose da raccontare a proposito della sua esperienza. Vorremmo fare qualche domandina, qualcosa da condividere con le persone che in questo momento sono con noi. Quindi la prima domanda è molto semplice. Vorremmo capire un po' con chi, qual è l'audience, naturalmente con calma potete rispondere sia dai telefonini che dai tablet, da qualsiasi. Naturalmente per gli specializzandi, prof, va bene che già siano pediatri o piuttosto neonatologi. Ancora solo il 50%, però vediamo, insomma, voi ancora non vedete, però la stragrande maggioranza sono cardiologi pediatri, neonatologi e pediatri. Quindi immagino, prof, ci sono anche gli specializzandi. Adesso interrompiamo, così tutti riuscite a vedere. Il professore Bruno Marino c'è anche lì, quindi diciamo più del 35% delle persone sono cardiologi pediatri, poi il neonatologo, il pediatra. Altra domanda carina che avevamo pensato era sapere più o meno quanti pazienti con sindrome genetica seguite in un anno solare, e quindi questo mi sembra ancora più, cercando di entrare nella parte più clinica, più dettagliata.
Anche qui aspettiamo qualche secondo, non evitare, poi ci sono delle, probabilmente delle domande da vedere, ma li scopriremo piano piano. Saluta anche Francesca da Alessandro. Allora, siamo arrivati al 50% del coso, del eccoci qua. Quindi possiamo dire che circa il 30% delle persone che ci seguono una da 15, oltre 15-20 bambini l'anno affetti da una sindrome genetica con o meno associata a cardiopatia congenita. Vorrei invitare Paolo o il prof. Marino a leggere questa bella domanda che fa parte delle vostre esperienze. Prego. Quale dei seguenti cardiopatie congenite non si associa alla sindrome di Down? Ti prego non rispondere, perché tu la sai. Era solo perché se ci avessi chiamato in causa, allora leggevo. No, bisogna rispondere. Ora puoi commentare la risposta. Quello sì, perché quello no, è carino. No, daremmo la risposta. Devo dirti che abbiamo una platea di gente assolutamente preparata. Sì. Quindi voi per adesso non vedete, adesso vi facciamo vedere, ma insomma ci possiamo fermare qua perché mi sembra... Paolo, un commento su questo? Questo sì, o il prof. Scusami, questi sono i risultati. Ecco, no, stavo aspettando i risultati. Sì, ecco, questo diciamo è senz'altro la risposta esatta, quella che si riscontra almeno di frequente è la TGA. E questo diciamo offre un po' uno spunto, rubo solo due secondi, per quanto riguarda diciamo, la classificazione della TGA, e cioè la metteremo in questo caso non fra le troncoconali, ma fra i difetti di lateralità. Perché dico questo? Perché la TGA insieme all'eterotassia e appunto i difetti di lateralità sono delle cardiopatie, sono delle situazioni che non vediamo mai nei pazienti con sindrome di Down. Quindi credo non sia un caso che TGA e difetterialità in questi pazienti non vengono riscontrate. Potrebbe anche essere che, se sono presenti, avvenga un'interruzione della gravidanza spontanea molto precocemente, quindi non abbiamo ovviamente un riscontro autopico di quello che potrebbe potenzialmente succedere. Però fatto sta che queste cardiopatie in questi bambini non ci sono. Okay, andiamo alla prossima domanda, che questa è proprio di competenza vostra. Via! Puoi leggere, Paolo, adesso. Devono dare la risposta, immagino. Devi leggere, perché rispondono loro. Leggi, tu rappresenti. Quale delle Perdona. Quale delle seguenti difetti genetici si correla alla sindrome di Williams, delezione 5P1415? Delezione 7Q11.23, delezione 22Q11.2, tetrasomia 22, monosomia X. Guarda qua, guarda i risultati. Accidenti, stai attenti. Sono bravi questi, dico. È gente seria. Andiamo alla prossima, a te sempre la lettura. Questo, andiamo più sulla cardiologia. Allora, quale delle seguenti cardiopatie congenite si correla sindrome di Leopard? Ventricolo destro a doppia uscita e stenosi polmonare, ritorno venoso polmonare sotto diaframmatico ostruito, cardiomiopatia ipertrofica, atresia della tricuspide, doppio arco aortico. Guarda, abbiamo a che fare con dei fuoriclasse. Non so come sono stati, chi si è iscritto veramente ha veramente una competenza altissima. Abbiamo faticato per fare le domande, invece loro rispondono molto velocemente. Comunque lo completiamo qua. Esatto, risposta esatta, assolutamente. Siamo. Allora, aspetto un attimo, credo che ne abbiamo un'altra. 4, 5, vediamo questo. O no. Paolo, rieccoci, questo ancora non è molto difficile, dai. Ok, queste appunto sono, qui bisogna saperla perché io non ve l'ho fatta vedere. Allora, quelle seguenti affermazioni sulla sindrome di Alagille sono vere. È una sindrome monogenica, si associa a doppio distretto cavale superiore, il suo gene codificante è JAG1, si associa a stenosi periferiche delle arterie polmonari,
si correla al gene CHD7. Quindi qui almeno tre sono possibili, giusto? Decisamente. Mi sembra che ci siamo, dai. Beh. Mi sembra che... Veniamo qua, eccola qua. Sì, mi pare che... Assolutamente anche se corretto. Mi sembra che siamo assolutamente in linea. Adesso finiamo con l'ultima e poi passiamo... Ok, dai, questa non è... Allora, sì. Quale delle seguenti sindrome non si associa a polidattilia? Sindrome di Ellis-Van Creveld, sindrome di Smith-Lemmy-Hobbitz, sindrome di Bardet-Biedl, sindrome di Goldenar, sindrome orofacio-digital. Io ti dico che abbiamo la fortuna di vedere i risultati in anteprima. L'exit poll. L'exit poll va forte. Con questa poi abbiamo finito. A te l'onore di commentare. Sì, diciamo che la percentuale maggiore è appannaggio della risposta Goldenar. Giusta. È in Goldenar. Allora io vorrei un attimo, prima di introdurre Paolo Cornaglia, salutare e farci raccontare una storia bella di una bimba, una nostra bimba Down. È questa. Ciao Simona, ci sentite? Ciao. Ciao. Come stai? Bene. Benissimo, benissimo. E voi? Ci racconti che fai, Simona? Sì, allora io sono Nada. Io faccio di mattina lunaria e vado i giovedì e martedì alla lunaria e a teatro. Poi di pomeriggio faccio il judo, poi faccio lotta, sono di diplomata a scuola e poi non vado più. Ma io scusa, sapevo che eri diventata vicepreside della tua scuola. Sì. Risulta questa cosa ancora? Sì, sì, sì. Bene. Quindi facciamo teatro. Sì. Judo e lunaria. Ma lunaria cos'è? Io non so. È la cooperativa lunaria. Cosa fai? Cosa fai? Faccio ballo, canto e studio e pittura. Bellissimo, va bene, mi faceva piacere salutarti. Grazie. Un saluto a tutte a casa. Sì. Ciao. Ciao. Grazie, grazie. Adesso grazie. Non so se Bruno vuoi introdurre tu un po' la storia di Paolo Cornaglia, visto che insomma è una cosa che vi lega. Paolo Cornaglia è stato un pediatra del Gaslini che ha seguito il professor Duran quando il professor Duran si è spostato dalla direzione scientifica del Gaslini alla direzione scientifica dell'ospedale Bambino Gesù. E Paolo Cornaglia è stato vice direttore scientifico in anni molto importanti per l'ospedale. L'istituto a carattere scientifico era stato voluto e realizzato dal professor Guzzanti, ma correva il rischio di arenarsi nelle pastoie romane e vaticane. L'arrivo di Paolo Cornaglia insieme al professor Duran ha vivacizzato l'ospedale e ha sottolineato il legame forte tra la ricerca scientifica e l'assistenza. È stato un momento molto importante che è durato relativamente poco, ma ha lasciato dei segni
secondo me importanti in una generazione di medici del Bambino Gesù. Dopo Paolo è tornato a Genova, ha preso altri percorsi da medico per una vicenda personale è diventato pigiama, da camice è diventato pigiama, poi è ritornato a essere camice e ha scritto i vari libri che conosciamo e fino a quest'ultimo contributo del quale ci parlerà lui. Ecco qua. Salute, buongiorno, grazie per l'invito. La storia, le vicende raccontate in questo piccolo libro, non so se riuscite a vederlo, speculare l'immagine, ma insomma è un piccolo libro che è uscito da qualche mese, da un paio di mesi. Sentiamo poco, Paolo. Allora, adesso mi sentite meglio con questa mezza del microfono? Tutti dicono non si sente, quindi... Allora bisogna che io mi avvicini al microfono. Senza la il microfono del computer. Ora mi sentite? Mi sentite meglio adesso? Sì, grazie. Dunque, la storia della cardiopatia sottoposta a intervento chirurgico nei neonati Down è stata l'occasione per riflettere su un concetto che è quello della irragionevole ostinazione, che altri chiamano accanimento terapeutico, con espressione magari poco felice. L'ostinazione irragionevole negli anni '80 nei confronti di una cardiopatia complessa come quella di un bambino Down veniva accettata dalla gran parte dei pediatri. A livello internazionale si riteneva infatti che fosse del tutto irragionevole e immotivato un intervento complesso, con la tecnologia di allora ancora più complesso, su una vita di scarso valore. E questo concetto qua è un concetto molto importante in medicina, che abbiamo rivisto spuntare, per esempio, adesso con la epidemia del Covid-19, in cui medici di Bergamo hanno dovuto decidere se portare in rianimazione e ventilazione assistita l'ottantenne piuttosto che non il sessantenne. Quindi qual era la vita di maggior valore, quella dell'anziano o quella del meno anziano? Quindi è un concetto, questo della irragionevole ostinazione, che si ripresenta in medicina e che di fatto comporta una valutazione etica, medica e sociale, sulla quale il confronto spesso è stato addirittura aspro. Tornando alla cardiopatia congenita del Down, per esempio, paesi come la Danimarca o l'Islanda hanno ritenuto che la politica sanitaria più appropriata fosse quella di puntare ad un paese Down free, cioè in cui la diagnosi prenatale gratuita ed estesa e soprattutto resa semplice col semplice prelievo venoso periferico della madre permettesse una identificazione certa o pressoché certa di una gravidanza di un bambino che aveva un valore sociale inferiore o comunque tale da essere scartato. Questa situazione della irragionevole ostinazione nei confronti di cardiopatie congenite complesse come quella del Down è stata affrontata al Bambin Gesù dal gruppo di Carlo Marcelletti e Bruno Marino e di tanti altri in maniera sostanzialmente opposta a quella del comune pensare.
Quindi il libro che racconta questa storia parte da una frase che era comune nelle rianimazioni e nelle neonatologie di allora, soprattutto negli Stati Uniti e in Danimarca, ma non solo, anche in Italia, in cui diceva: poverino, lasciamolo morire, non vedete che è mongoloide? Questo atteggiamento rinunciatario ha trovato nel gruppo del Bambin Gesù una decisa volontà di navigare controcorrente. Cioè la gente si è detta: no, questi bambini hanno lo stesso diritto di essere curati e di essere e di accedere alla propria esistenza al meglio delle condizioni che la loro struttura, diciamo, fenotipica e genetica gli permette. La storia insegna che avevano ragione, nel senso che alla fine tutti quei pregiudizi che vedevano maggioritaria la posizione di coloro che dicono non ne vale la pena, non dobbiamo esagerare con la terapia, tutti quei pregiudizi che dicevano che il Down avrebbe prima o poi sviluppato una maggiore quantità di infezioni, una maggiore propensione alle complicanze anche semplicemente cardiologiche, sono stati smontati uno per uno con un'osservazione attenta in cui si è di fatto dimostrato che invece era esattamente il contrario, semmai andavano persino meglio delle altre cardiopatie congenite complesse. Quindi erano pregiudizi che sostenevano una posizione etica, medica, deontologica, senza base scientifica. Allora, la storia insegna che quando si ha di fronte un problema medico, il condizionamento che i medici hanno da un punto di vista sociale, etico, religioso, perché anche questo c'entra, amministrativo, perché anche i costi vengono valutati con attenzione, condiviso da buona parte della società, quando pregiudizi condizionano le scelte, allora l'unica risposta concreta e sostenibile è quella della dimostrazione scientifica. Cioè noi dobbiamo dimostrare che la disabilità può essere affrontata solo se puntualmente e con riscontri scientificamente rigorosi si dimostra che la prospettiva inclusiva, cioè quella della inclusione della diversità nelle dinamiche della nostra specie Homo sapiens, è preferibile rispetto a quella esclusiva, cioè quella di escludere coloro che non corrispondono ad uno standard accettato socialmente. Questo non è una cosa indifferente, tant'è vero che il rischio maggiore quoad vitam di queste persone diverse o con disabilità è la diagnosi prenatale. Questa è la santa verità, cioè chi si sottopone a diagnosi prenatale rischia di non nascere e quindi rischia di essere eliminato molto di più e molto più frequentemente rispetto alla stessa malattia di cui è portatore. Cioè insomma si muore molto di più per diagnosi prenatale che non di cardiopatia. Questa è la questione che va vista sulla base dei numeri che abbiamo a disposizione. La storia è bella, è una bella storia perché attraverso la storia di tanti anni, dagli anni 80 sino agli anni 2000, in cui si è arrivati a definire un progetto Teleton a cui nessuno credeva, salvo me, che ho dovuto convincere Bruno Marino a diventarne protagonista, era un progetto fondamentale perché rendeva visibile attraverso una corsa, una maratona, piuttosto che non qualunque altra attività sportiva, rendeva visibile la capacità inclusiva di persone con disabilità.
Da qui in poi, dagli anni 80 in poi, la percezione del ragazzo down è passata dall'essere chiuso in una famiglia che si vergognava di quella, di quel destino, ad essere aperto ad una realtà scolastica, d'apprendimento, di attività sportiva, lavorativa, di autonomia abitativa e persino sessuale, che scandalizzavano, rendevano di fatto invivibile la vita di queste persone sino agli anni Ottanta, quando abbiamo cominciato a svoltare e la storia della cardiopatia che affronta, contrariamente alla corrente, il pregiudizio della irragionevole ostinazione, è una storia molto interessante da conoscere. L'ho raccontata in maniera semplice e piena di spunti e di riflessioni che permettono di ragionare sulla professione del medico e su tutto ciò che noi facciamo e scegliamo sulla base anche di pregiudizi etici, religiosi e sociali che ci condizionano, e che leggere serve a chi è laureato in medicina a capire quali percorsi abbiamo fatto e quali abbiamo ancora davanti da fare per raggiungere una consapevolezza scientificamente solida che la diversità è la ricchezza principale della nostra specie e non l'uniformità. Non è che se siamo tutti belli, alti e prestanti la nostra specie migliora, è vero il contrario, peggiora e parecchio anche. Quindi l'unica possibilità che la medicina ha è di affrontare la diversità su base genetica che ciascuno esprime col proprio cuore e il proprio cervello con atteggiamento inclusivo. Benvenuti tutti, qualunque sia il nostro livello di partenza, siamo pronti socialmente ad affrontarne pesi, misure e tutto ciò che comporta la diversità. L'inclusione ha dimostrato che è di essere il principio cardine per affrontare ciò che altri ritenevano essere irragionevole ostinazione. Grazie. Grazie Paolo, penso che sia stato veramente chiaro. Non so se Bruno è ancora in giro, se c'ha voglia un po' di raccontarci quegli anni in cui... Ma leggete il libro. Sì, però lo leggerò. Che devo dire? Paolo ha detto tutto e... Paolo sa, abbiamo parlato tante volte, Paolo ha scritto questi libri, diciamo così, sulla malsanità. Poi a un certo punto mi ha raccontato che il suo editore gli ha chiesto: ma scrivi un po' anche qualche cosa sulla buona sanità. E allora ha fatto i primi due o tre libri, adesso non ricordo bene. E poi una volta mi ha telefonato e mi ha detto... Con la sua parlata sarda, dice: ma mi racconti ancora quella cosa che ha portato alla nostra al nostro progetto Teleton, quella storia sulla cardiochirurgia dei Down? E io gliel'ho ridetta ancora, ma lui la ricordava bene. E quindi, diciamo così, ho ritrovato in Paolo le motivazioni non scientifiche ma anche ideali che avevamo avuto la fortuna di interpretare, perché poi, come vedrete dal libro, se lo vedrete, è stato un momento particolare in cui si sono mescolate tante cose. Sicuramente il carattere confessionale dell'ospedale Bambin Gesù è stato importante, perché la nostra iniziativa era in accordo col fatto di operare anche tutti i bambini, insomma. E poi ovviamente il carattere trascinatorio di Marcelletti, il suo entusiasmo, il suo coraggio, il non aver paura dei risultati scadenti iniziali, perché
Sasha pure saprà, insomma, all'inizio la mortalità era alta, ovviamente, ecco. Però poi rioperandoli, continuando a rioperare, le cose sono migliorate. E poi, come dice Paolo, quando abbiamo avuto i numeri sufficienti, li abbiamo supportato questa scelta con dei dati scientifici, cioè i bambini si possono operare, devono essere operati, i risultati sono buoni, a distanza stanno bene, crescono. E allora certo, se immetti nella società, ecco, bravissimo Sasha, sì, se immetti nella società un numero sempre maggiore di bambini con la sindrome di Down guariti dal punto di vista cardiaco, è evidente che il problema si ripone, ecco, alla società, e si spera che la società risponda in maniera inclusiva. In questa storia ovviamente c'è anche Paolo. Adesso io sono grato a Sasha che ha voluto includere tutti quanti, ma ci vorrebbe qualcuno che scriva un libro su Paolo, insomma. Adesso facciamo il film del film, andiamo su Truffaut e lasciamo perdere. E insomma, ecco, questo è una cosa secondo me interessante, è che il Down, la sindrome di Down, è il paradigma di tutte le altre sindrome e di tutti gli altri esclusi dalla medicina nelle prime fasi della medicina, ecco. E quindi accanirsi sul più complesso passa da essere una sfida personale scientifica a un imperativo etico, perché in fondo il mestiere di medico è il mestiere di disgenetica. Noi rimettiamo, curiamo delle anomalie anche genetiche, le reimmettiamo nella società. Nel Down non hanno una riproduzione, ma per le altre malformazioni invece la riproduzione c'è, e quindi in generale si aumenta il rischio. Ma questo è una cosa positiva, perché la diversità è la forza dell'umanità. Facciamo una cosa, vogliamo sentire la mamma di Simona? Dai. Buonasera, dottor Ragazzi, buonasera a tutti. Allora. Sì, avete detto delle cose bellissime, veritiere. Noi siamo molto contenti di Simone. Il Signore ce l'ha mandata e lo ringraziamo. E tutt'oggi facciamo di tutto per sostenerla, aiutarla. Non l'abbiamo mai abbandonata. Non abbiamo mai pensato che lei potesse avere qualcosa di meno rispetto agli altri ragazzi. Anzi, ha qualcosa in più. E l'abbiamo sempre trattata come una di noi, una di famiglia, sempre con una marcia in più, però non gli abbiamo mai tolto nulla, gli abbiamo fatto fare tutto quello che lei ha voluto. In che senso? Gli abbiamo fatto provare gli sport cui lei voleva aderire, ha fatto, come ha detto prima, il teatro, ha fatto equitazione, nuota tranquillamente al mare, va a sciare. Certo, qua in Sicilia non è che abbiamo tanta neve, però abbiamo preso diversi aerei, siamo andati a Torino, siamo andati a Carvisio, l'abbiamo portata in crociera, vero amore? È stata in Grecia, è stata in Francia, Barcellona, Spagna, e niente, poi noi le vogliamo tanto bene. Certo, c'è stato un piccolo intoppo quando era piccolina, e grazie a lei, dottor Agati, e alla sua equip e all'ospedale del Bambino Gesù di Taormina, adesso abbiamo risolto, grazie a Dio, il problema, e da allora si è ripresa totalmente e fa di tutto per continuare tranquillamente la sua vita, vero amore? Sì. Adesso certo è diplomata, però ama sempre studiare, ama sempre fare tante cose. Dillo tu, Giove. Sì. 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 Timo, che... voglio bene. Va bene. Allora, vedo Francesca Forte. Sì. Francesca, se voglio raccontarci la prospettiva del neonatologo, che insomma più di voi sì. Li vedete proprio da piccolo. Si apre il microfono. Mi senti, Sasha? Assolutamente. Sì, la prospettiva del neonatologo. Noi è una prospettiva forte.
perché è chiaro, è un momento molto coinvolgente sia per noi che per la famiglia, e affrontare questo tipo di diagnosi che coinvolge tanti aspetti, sia fenotipici che altri aspetti più profondi. E mi ha impressionato molto quello che ha detto il dottore, ora non mi ricordo, scusami, mi sono confusa, che spesso, cioè noi quando lavoriamo, tante volte l'importanza della clinica, cioè nel senso che a volte partiamo dal cardiotipo, riusciamo a volte a risalire a quello che può essere un problema di tipo genetico, e l'impatto e l'importanza dell'anamnesi, di tutto quello che sta intorno al bambino. Ovviamente sono dei bambini deboli, tra virgolette, ma molto forti, che possono dare tanto, che danno tanto, e a cui noi dobbiamo tanto per tante cose. Sono un po', diventano anche nel nostro ambiente un po' i nostri figli. Noi spesso poi li rimandiamo a voi, li riaffidiamo a voi di Taormina, perché purtroppo l'incidenza di cardiopatia in questi bambini è piuttosto alta. Però il legame che si crea con le famiglie, che si crea, cioè si diventa un po' un tutt'uno, ecco. Sono una risorsa di crescita anche per noi. E speriamo che veramente si vada avanti, anche il discorso della... e che sia anche un input anche per incoraggiare chi purtroppo si trova improvvisamente in un mondo che sente in quel momento di non appartenergli. Però è importante che noi medici, con le nostre competenze professionali, però anche umane, diamo tutti il sostegno possibile, veramente si dia il massimo. Anche perché veramente si sono fatti passi da gigante, e quindi è possibile garantire una vita, non dico completamente normale, ma sicuramente come per tanti altri bambini che magari hanno un altro tipo di problematica. Ecco, quindi grazie a tutti, non lo so, grazie a te. Devo dirti al prof Marino, forse è una delle prime volte che sento dire che un medico deve mettere in condizioni la società di accettare un bambino con la sindrome. Sì, sì. Credo che questo è basilare, questo. L'università a noi, alla mia, non era stato ancora insegnato. Quindi sono molto colpito da questa cosa, e penso che è una cosa che cercheremo di affrontare, perché è vero, in realtà molte volte il genitore ha paura, si creano, sì, queste situazioni di... Dipende molto da noi, dalla società. Ecco, ora diciamo che dovremmo essere tutti più pronti. Siamo una società molto performante, però in realtà questi bambini hanno molto da performare. Cioè, i passi sono stati, e questo sta l'importanza anche nell'incoraggiare i genitori. Il nostro sostegno, il nostro aiuto può essere fondamentale, e parte appunto dal primo momento alla nascita. È un percorso continuo. Questa ragazzina, a quanto ho capito, insomma, avrà 16 anni, 15-16 anni, non so bene, ma voi la seguite da quando è nata, siete ancora in contatto con lei. Questo è importante, cioè comunque creare questo senso di armonia, questo senso di appartenenza, perché sono i nostri bambini. Così. Un saluto mio anche a tutti quanti, ringrazio tutti quanti per la presenza, è stato un incontro interessantissimo. Un saluto particolare logicamente al professor Marino e a Paolo Versacci, e seppur lontani migliaia di chilometri, mi sono sentito a casa. Ciao. 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 Buon lavoro a tutti, arrivederci. Non si sente, buon lavoro. Ciao. 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 Grazie. Ciao Anita. Saluto a Paolo Cornaglia. Sì. Ciao. Ciao. Arrivederci. Ciao. 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 Ciao.
Volevo dire solo una cosa aggiungere, se posso. Volevo dire soltanto che mi sono ricordata di una frase di Albert Einstein che diceva che è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio. Bene, persone come Bruno Marino, Paolo Cornaglia sono riusciti anche a spezzare un pregiudizio. Quindi grazie anche per questo messaggio che è venuto al termine a concludere, penso, un webinar davvero molto interessante. Grazie a tutti. Grazie, grazie a tutti. Alla prossima. Oh, ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti, ciao. Buona serata. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao Simo. Ciao, ciao Paolo, Sasha. Grazie. Sarei io. Ciao Silvina. Ci vediamo. Ciao. Ciao.